Buonasera e benvenuti a nome di WeBank. Io sono Alan Vincenzo Gendusa e siamo in compagnia con Gianvito D'Angelo. Ciao Gianvito. Ciao Alan, eccoci. Allora, grande richiesta, dovevamo essere in vacanza, invece facciamo altri due webinar, uno oggi e uno tra 2 settimane. Complice anche il mio ginocchio, Complice anche tu. altrimenti ti avrei scritto da 3.000 km di distanza. Esatto. E altri due webinar interattivi. Quindi con voi, mi raccomando, sono fatti proprio per voi. Utilizzate il tool che trovate su YouTube per fare le vostre domande. Oppure scrivetemi un WhatsApp ai miei recapiti, che adesso vi faccio vedere, che è questo, il 347-2803-056. Quindi 347-2803-056. 056 per scrivermi WhatsApp con le vostre domande da rivolgere a Gianvito, altrimenti utilizzate il tool di YouTube. Dato che ci sono, vi dico una cosa importante, che tutti coloro che seguono Gianvito possono decidere di diventare clienti WeBank seguiti all'interno della banca da me come referente commerciale. La cosa poi importante è, quando si apre il conto WeBank, inserire questo codice PF52118. Ovviamente cerchiamo di riservare per voi delle condizioni privilegiate in base chiaramente a quello che è la vostra operatività. Allora, Gianvito, oggi di che parliamo? Pensa, secondo me è l'argomento più interessante perché è quello che sta a monte, alla base di tutto quanto. Possiamo avere un'ottima tecnica, possiamo avere delle tecniche di uscita eccezionali, possiamo avere un money management, un sites management, possiamo fare delle cose molto articolate e anche molto sofisticate, magari anche efficaci. Però se alla base quella cosa che magari funziona tantissimo la facciamo sullo strumento sbagliato, quella cosa probabilmente o non funzionerà affatto o comunque funzionerà molto meno. Facciamo un esempio per tutti. Tu immagina se io fossi andato long nell'ultimo mese sul Nasdaq o se l'avessi fatto sul nostro FTSE MIB. Sul Nasdaq mi sarei preso un grande rialzo, tant'è come quasi tutti sapranno, di quelli che ci seguono, il Nasdaq è stato l'unico indice al mondo che ha fatto nuovi massimi storici, mentre il nostro FTSE MIB gravita in quel range 21-24 mila che insomma ci contraddistingue oramai da tantissimo tempo. Per cui da un lato avrei avuto un enorme gain e dall'altra avrei avuto un'enorme sofferenza che probabilmente se fossi entrato sull'area dei massimi in area 24 al momento starei capitalizzando una perdita niente male. Esatto, quindi oggi parliamo dello strumento adatto per fare trading. Chiaramente lo strumento, tu hai fatto un discorso generale, però poi penso bisogna fare un discorso specifico, nel senso che non puoi dare per esempio una Ferrari a chi non è in grado di guidare in maniera prudente per esempio un'auto, no? E diciamo ci possono essere tanti altri esempi. Quindi parleremo proprio di questo. Spieghiamolo per chi ci segue, che tu sei un coach, cioè tu sei l'allenatore dei trader, cioè insegni ai nostri clienti a fare trading e li segui costantemente poi nel loro percorso. Beh, è un po', vedi, è un po' la differenza che io ho cominciato ad apprezzare dopo qualche anno che facevo trading. All'inizio pensavo che soltanto Maradona mi potesse insegnare a giocare a pallone, e poi un giorno ho scoperto che Maradona in realtà era un pessimo allenatore. Probabilmente essere bravi a giocare a pallone sicuramente può aiutare. Facciamo un altro esempio per tutti, che so, Zidane è stato un ottimo calciatore, ma è anche un ottimo allenatore. Però non credo che dipendi dal fatto che è stato un bravo giocatore. Probabilmente lui ha delle Esatto. qualità che poi sicuramente ha manifestato anche quando giocava fisicamente in campo, ma tutto quel tipo di carisma, quel tipo di principi che lui riesce in qualche modo ad avere, ma soprattutto a trasmettere ai suoi giocatori, alla sua squadra, è quello che poi alla fine secondo me fa la differenza. Per cui essere coach bisogna sicuramente essere bravi, perché è chiaro che se io ti insegno una tecnica che poi statisticamente tu la metti in macchina e non funziona,
è chiaro che neanche un Maradona riuscirebbe a tirare fuori un guadagno con una tecnica scadente, però a volte può succedere anche il contrario. Io ti potrei anche insegnare una tecnica fantastica, ma nel momento in cui tu vai a metterla in qualche modo in pratica, a me è successo, consiglio, io faccio coaching ormai dal 2000, faccio trading dal 2000, ma faccio coaching dal 2007, quindi ormai sono 11 anni, poi vengo un po' dal mondo della didattica, insomma la storia, la mia storia forse non l'ho mai raccontata, ma insomma io dal 92 al 2002 ho avuto una scuola privata che poi ho venduto, e quando ho iniziato poi a fare i primi guadagni nel trading, diciamo a inizio anni 2000, e quindi io, diciamo, il mondo della didattica insomma lo conosco da circa 26 anni, quindi insomma è un qualcosa che per me mi è familiare, una persona che impara per me è un po' il pane quotidiano da questo punto di vista. E quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire in qualche modo che tutti i problemi, le problematiche che stanno dietro l'apprendimento, alla fine, se ci fai caso, sono le stesse, perché se io devo imparare a giocare a calcio, comunque devo uscire fuori da una zona di comfort ed entrare in una zona che per definizione è una zona a me un po' ostile, perché io di quella cosa non so nulla, è chiaro che i problemi psicologici legati a questa cosa sono più o meno sempre gli stessi. Quindi imparare a suonare la chitarra, imparare a giocare a pallone o imparare a fare trading ha più o meno alla base, quando io parto totalmente da zero, ha più o meno, diciamo, gli stessi ostacoli da superare. Allora, queste chiacchiere iniziali sono state fatte soprattutto per mettervi in condizione di prendere confidenza anche con lo strumento. Vi ricordo, utilizzate il tool di YouTube per fare le domande, oppure per chiedere dei chiarimenti sulle cose che Gianvito vi spiega, oppure il 347-2803-056 per le vostre domande WhatsApp. Allora, lo strumento è giusto. Esatto. Questo è un gran dilemma, ma soprattutto chi si appresta a intraprendere questa strada nel trading molto spesso si scontra con internet o trader che fanno vedere che tradano il DAX o altre situazioni che probabilmente non sono le situazioni adatte a lui. Come possiamo aiutarlo? Allora, intanto io creerei delle macro aree, per così dire. Allora, da un lato, per esempio, potremmo avere uno strumento che a te piace tantissimo, che sono per esempio le opzioni. Io personalmente, come tu ben sai, non trado opzioni. È una scelta, non c'è nulla di sbagliato, nulla di giusto nel farlo o non farlo. Diciamo che sono delle attitudini che in qualche modo, secondo me, vanno assecondate. Ci sono delle persone che hanno un tipo di mentalità. Per esempio, io sono molto bravo a guardare un grafico perché mi veniva bene anche quando non ero bravissimo a fare trading, per cui ti so dire a grandi linee dove va il prezzo. Prima lo facevo in maniera più rudimentale, adesso penso di farlo in maniera un pochino più sofisticata, però in qualche modo, diciamo, mi concentro direttamente sull'andamento del prezzo. Le opzioni hanno delle variabili, per così dire, che non sono soltanto quella dell'andamento del prezzo, cioè guadagnare con le opzioni non dipende semplicemente da dove andare il prezzo. Io potrei essere bravo a capire che ne so, l'S&P 500, come stiamo in qualche modo, noi stiamo vedendo il grafico, insomma, il concetto adesso quello che conta. Adesso in questo momento è a 2780, potrebbe arrivare a 2008. Ma il fatto che vada a 2008 di per sé non ha detto che mi faccia guadagnare con le opzioni, perché le opzioni, ripeto, hanno le greche, appunto, che sono delle variabili che vanno oltre il prezzo. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sulle opzioni bisogna mettere in conto uno studio sicuramente molto più approfondito dal punto di vista teorico. Allora, se noi a monte non ci sentiamo di fare questa cosa perché magari, che ne so, abbiamo una sorta di curriculum di studi perché non ci ha portato ad essere allenati negli ultimi anni, perché magari, che ne so, io mi sono diplomato 30 anni fa, non ho più studiato da allora, mettermi adesso a studiare un manuale magari di 200 pagine o di 500 pagine sulle opzioni in questo momento magari mi potrebbe infastidire. Allora è chiaro che in questo momento io, per esclusione di poter dire le opzioni, lasciale stare. Assolutamente. Okay. Mentre invece, se magari, che ne so, prendiamo un ragazzo di 25 anni che ha studiato economia fino all'altro ieri, o magari sta ancora studiando, magari se io gli dico studiate un manuale di 500 pagine sulle opzioni, magari quello in una settimana sarà finito. Quindi abbiamo degli approcci, possiamo avere degli approcci totalmente differenti. Diciamo che le opzioni io le vado a collocare in una sorta di pianeta un po' a sé, perché, ripeto, oltre a capire dove andare il prezzo, perché quella è una cosa che va comunque fatta, già anche il fatto di dire io faccio delle strategie non direzionali sulle opzioni porta lo stesso a fare delle valutazioni sul prezzo, a dire, per esempio, che ne so, S&P 500 entra un mese e non andrà oltre 2,850 e non andrà al di sotto del 2007, è comunque una valutazione che faccio sul grafico, il che a tutti gli effetti, ripeto, è una sorta di predizione rispetto appunto all'andamento dei prezzi. Per cui le opzioni hanno questo tipo di caratteristiche
hanno bisogno di un bagaglio teorico che va oltre lo studio pratico dei grafici. Su questo, ripeto, non c'è dubbio, o ce la sentiamo o non ce la sentiamo. Io, come approccio ai miei allievi, che anche a volte prediligevano in qualche modo le opzioni, che cosa ho sempre consigliato? Prima impara a capire dove va il prezzo, perché in qualche modo ci può arrivare in maniera anche più intuitiva, e nel momento in cui ti senti, magari in un secondo momento, di capire anche come funzionano le opzioni, soltanto in quel caso ti metti lì in qualche modo a studiare, perché ci vuole qualche mese soltanto, ripeto, per capire direttamente tutte quante le basi. Per cui le opzioni, ripeto, io le farei con il primo consiglio, ma in una seconda fase, se stiamo iniziando adesso, in questo momento forse è la parte più ostica che io appunto prediligerei soltanto in un secondo momento. Ti devo dire che sono ampiamente d'accordo con quello che hai detto. Quindi, escludendo, diciamo, questa... A questo punto cosa rimane, mi dirai? Allora... Da un lato abbiamo le azioni, quindi lo strumento, possiamo dire, più antico del mondo, perché sono appunto porzioni di capitale, che appunto di società che appunto si sono quotate. Allora diciamo che in questo caso, essendo lo strumento, come sono fatte concretamente le azioni, che tipo di dinamiche hanno? Diciamo che sono, per loro struttura, degli strumenti che hanno dentro investitori che normalmente lavorano su orizzonti temporali medio lunghi. Cioè, abbiamo sicuramente una fase di una diciamo una fetta di scalper di persone che comunque fanno intraday, però diciamo che le azioni, rispetto a tutti gli altri strumenti, per loro natura hanno una sorta di view sicuramente di più lungo periodo. Il future, lo vedremo fra un attimo, per sua definizione, avendo le scadenze, quindi dovendo in qualche modo regolare e quindi capitalizzare il guadagno e la perdita al massimo ogni 3 mesi, alcuni future addirittura hanno scadenze mensili, è chiaro che porta a ragionare in ottica di più breve periodo per definizione, visto che io in qualche modo, se voglio anche mantenere la posizione, devo per forza, che so, vendere se sono long e ricomprare, quindi in qualche modo, se sto a meno 1000, devo in qualche modo incamerare la perdita, e questo mentalmente per alcuni potrebbe essere un limite. Le azioni hanno il grosso vantaggio che appunto fanno ragionare in ottica di lungo periodo, perché io potrei dire, ok, mi compro il titolo X e me lo tengo fino alla morte. Magari lo do in eredità a mio figlio, perché è una società in cui credo, e quindi va bene così. Quindi dobbiamo ragionare sul fatto che la dinamica delle azioni è una dinamica che è aderente, più aderente al profilo dell'investitore. Sicuramente, se tu sei un investitore, difficilmente ti comprerai il future sul DAX, ma è molto più probabile che tu ti compri dei buoni titoli. Poi possono essere italiani, possono essere tedeschi, possono essere americani, ma ripeto, l'idea da questo punto di vista. Seconda caratteristica relativa alle azioni: hanno bisogno di capitali più elevati rispetto ad altri strumenti. Esatto. Perché? Perché le azioni, da un lato, hanno il fatto positivo è che alcune azioni, se le sono scelte bene, hanno degli eccessi di variazione percentuale rispetto all'indice di riferimento. Perché? Perché voi sapete che l'indice è una media ponderata, quindi è chiaro che se il FTSE 1000 fa più 1 oggi, è chiaro che ho avuto delle azioni che probabilmente hanno fatto più 2, più 3 o più 4, e magari ho delle azioni che hanno fatto 0, meno 1, addirittura meno 4, e la media appunto ponderata magari ha fatto sì che l'indice avesse una variazione positiva di un punto percentuale. Quindi se io scelgo bene il titolo, ma in realtà vuol dire anche se io lo scelgo male, potrei fare più 4 come meno 4, malgrado l'indice abbia fatto più 1. Esatto. Però qual è la cosa, diciamo, sulle azioni che comporta in qualche modo il rischio? Che di solito chi lavora sulle azioni non usa leva, perché chi fa investimenti di lungo periodo si compra 10.000 euro di Telecom e mette sul conto effettivamente quei soldi, e quindi compra un controvalore direttamente per 10.000, non compra un controvalore di 20.000, di 50.000 o di 100.000, cosa che per definizione invece funziona con i future. I future, lo sappiamo, sono uno strumento, appunto, in gergo si dice derivato, perché la sua quotazione deriva da un sottostante, un'alta grandezza, secondo cui appunto il future si muove. Quindi se questa grandezza, il sottostante sale, il future sale; se il sottostante scende, il future scende. Su cosa appunto possiamo avere future? In realtà su tantissimi strumenti. Quali sono i macro campi che possiamo analizzare? Da un lato i cambi, sicuramente, quindi tutte le valute, e quindi i più importanti ovviamente sono euro-dollaro, sterlina-dollaro, dollaro-yen, dollaro-dollaro australiano. Quindi ci sono tanti, diciamo, cambi e cross molto molto importanti su cui appunto si può fare trading. Dall'altra, la seconda macro area sono quelli degli indici azionari.
il FONSO FTSE MIB ovviamente ha un future, il DAX ha un future, i tre indici americani più importanti, ma in realtà sono anche più di tre, sono appunto l'S&P 500, il Nasdaq e il Dow, e quindi questa è la seconda macro area. La terza macro area io la comprenderei quella delle materie prime, quindi ad esempio l'oro, il petrolio, l'argento, il natural gas, ce ne stanno anche qui veramente tanti, tutte quante poi le commodities intese come appunto ad esempio, che ne so, alimentari, quindi il grano piuttosto che l'orzo, l'avena, eccetera eccetera, lo zucchero, il caffè, ce ne stanno veramente a decine, probabilmente sono qualche centinaio. Su cosa ci dobbiamo concentrare? Questo anche è un fatto fondamentale. A prescindere adesso dalla macro area che io voglio andare in qualche modo a colpire, devo andarmi a focalizzare su due elementi fondamentali. Il primo elemento è sicuramente la liquidità. Se io vado a tradare uno strumento, magari facciamo un esempio pratico, il natural gas. Il natural gas è sicuramente uno strumento che si muove tantissimo, ma se io vado a vedere i volumi, cioè quanti contratti di futures natural gas sono stati scambiati all'unità di tempo, troverò che sono molti meno di quelli che scambia il DAX o quelli che lui scambia, cioè il Bund piuttosto che l'S&P 500. E quindi è chiaro che uno dei parametri fondamentali affinché io abbia pulizia nell'andamento è sicuramente la liquidità. Questo fattore però si deve legare necessariamente al secondo fattore, che è la volatilità. Perché? Perché ci sono degli strumenti che al contrario del natural gas sono molto liquidi, ma sono anche poco volatili. E un esempio, se vuoi anche mettere il natural gas, se ce l'abbiamo, e il secondo strumento è lo SHATS. Lo SHATS è uno strumento molto liquido, perché sviluppa appunto... Facciamo vedere anche la piattaforma T3. Esatto, nel frattempo così, parli. Così ne approfittiamo. Quindi abbiamo da un lato abbiamo questa detto... è la piattaforma T3, ok? E questi sono, diciamo, una serie di future più trattati, ecco. Quello che tu dicevi, andiamo a vedere il natural gas, questo è il volume trattato per oggi, 673 contratti, quindi li possiamo addirittura mettere con la piattaforma in ordine crescente o decrescente, vedete, dal meno liquido al più liquido o al contrario, dal più liquido al meno liquido, vedete, si fa con un solo clic sulla colonnina del volume. A questo punto, vedete, io scopro che dopo 2 ore dall'apertura dei mercati della sessione cash, ovviamente, ricordiamoci che molti di questi future, essendo americani, o meglio trattati sulla borsa di Chicago, aprono a mezzanotte ora italiana, quindi GMT più 1. Di conseguenza, in realtà, è vero che l'America è aperta da circa 2 ore, ma è anche vero che stanno quotando da 17 ore. Esatto. Che, ovviamente non mossi probabilmente da molti americani, soprattutto nella notte nostra, ma probabilmente appunto mossi dall'Asia. Poi nella mattina appunto dell'Europa, mossi probabilmente dagli europei, e adesso da più o meno circa 3 ore probabilmente mossi anche da molti investitori americani. Per cui questi volumi in realtà si riferiscono a circa 17 ore di mercati aperti per quanto riguarda il future. E vedete che poche centinaia di contratti ovviamente non sono assolutamente sintomo di grossa liquidità. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque che abbia un minimo di liquidità, anche un singolo investitore, potrebbe con un capitale tutto sommato neanche elevatissimo, dati i margini sul natural gas, provare a comprare o a vendere quel dato strumento e quindi fargli fare delle variazioni percentuali, tra virgolette, sintetiche, cioè che non rispecchiano in qualche modo l'andamento di una totalità di investitori rilevanti. Esatto, prendiamo ecco, la differenza tra natural gas e light crude oil, per rimanere più o meno nello stesso settore, qual è la differenza di contratti scambiati? Quindi esatto. È molto meno manovrabile, diciamo, il light crude oil rispetto al natural gas. Esattamente. Mentre, come dicevamo, l'altro contratto future, che è l'esempio opposto rispetto al natural gas, è appunto lo SHATS, perché lo SHATS è, al contrario, vedete, molto liquido, ha totalizzato dalle 8 di questa mattina, vedete, quasi 100.000 contratti scambiati, quindi è sicuramente molto liquido, ne fa ad esempio più del Dow in questo momento, ma qual è il problema dello SHATS? È che non è molto volatile. Cioè, se io volessi fare, ad esempio, trading intraday sullo SHATS, avrei molte, molte difficoltà, perché nell'arco di una giornata si muove veramente di pochi tick. Allora, siccome arrivano delle domande... Vai, ok, siamo qua. Allora,
abbiamo distinto quindi in tre macro aree, che sono la prima macro area, che sono delle opzioni, che è una macro area molto più complessa, dove necessita uno studio molto più approfondito. Come hai detto tu, io sono un esperto opzionista, quindi invito tutti coloro che hanno delle domande, perché già mi arrivano se si comprano le opzioni oppure si vendono, no? Le solite domande su questo, di farmele magari in privato. Ecco, questa macro area per il momento noi l'abbandoniamo in questo webinar. La seconda macro area è quella delle azioni, che come ha spiegato Gianvito hanno chiaramente delle caratteristiche più di lungo termine, anche se le piattaforme adesso con la leva, diciamo, a disposizione della clientela, li hanno resi anche molto più tradabili nel breve. E l'altra macro area è quella dei future, che sono dei contratti già prestabiliti che hanno delle caratteristiche. Su una proprietà degli strumenti abbiamo detto veramente enorme. Esatto. Allora, là abbiamo creato delle sottoaree, abbiamo detto da un lato possiamo metterci le valute, dall'altro ci possiamo mettere, diciamo, gli indici azionari, ci potremmo mettere anche le obbligazioni, quindi il Bund, lo Schatz, il nostro BTP, eccetera, eccetera, che diciamo in qualche modo possiamo trattarli, tra virgolette, più o meno allo stesso modo, e dall'altra parte possiamo metterci tutte le materie prime, le commodities, che possono essere di vario tipo, poi diciamo di tipo alimentare, i metalli, eccetera, eccetera. Lì, anche lì abbiamo una vasta scelta. A seconda di quello che noi andiamo a scegliere come sotto macro area, diciamo, è importante focalizzarci su due concetti fondamentali, che hai detto: uno è la liquidità dello strumento e l'altro è la volatilità. Esattamente. Okay. Ci fanno delle domande, una delle domande è se i CFD sono degli strumenti che possono essere equiparati in queste macro aree e se sono degli strumenti consigliabili. Allora, la prima cosa che mi ha un po' stupito, ti dico la verità, Alan, dei CFD, non ho mai trovato un CFD sull'indice DAX, perché poi cosa succede? Se io avessi anche un CFD sull'indice DAX, ci sarebbe il problema di come quota il CFD sull'indice DAX quando il DAX è chiuso. A questo punto la sua quotazione non dipenderebbe più dall'indice DAX, ma ovviamente da altri strumenti, ad esempio da altri indici azionari che non sono il DAX. Ma la maggior parte dei CFD sono su future, di fatto, quindi noi abbiamo sostanzialmente un derivato di un derivato, perché il future sull'indice DAX prende il spunto dall'indice DAX, ma il CFD perché il CFD, poi il paradosso è che ha formalmente una scadenza che non è la scadenza del CFD in sé, perché il CFD, essendo uno strumento sintetico, non scade, ma è legato a uno strumento che scade, quindi un po' è come se avessi anche lui una scadenza, quindi diventa veramente complicato, un po' come cercare di capire com'è la situazione non da un testimone oculare, ma da uno che l'ha detta un altro, che l'ha detta un altro ancora, e io vado a interrogare il terzo. Esatto. Cioè, capire esattamente quello che è successo diventa un po' più difficile, insomma. Esatto. Allora, diciamo che i mercati finanziari sono fatti principalmente di mercati regolamentati, e nei mercati regolamentati si negoziano i futures. I CFD sono dei surrogati, sono dei prodotti che creano gli stessi broker, dove nella maggior parte dei casi sono controparte degli scambi proprio dei propri clienti, quindi anche un palese conflitto di interesse, e come spiegava bene Gianvito, hanno delle caratteristiche che non li rende proprio trasparenti. E questa cosa poi oltretutto non viene detta, nel senso, se io avessi questa informazione, se io domando a 10, diciamo, clienti di broker X, se sanno se il loro broker, ad esempio, fa da controparte delle loro contrattazioni oppure no, 9 su 10 non lo sanno, esatto. Neanche lo sanno, il che è grave, è come se io non sapessi, che ne so, quando mi fermano i carabinieri, con chi ho l'assicurazione della macchina. Cioè, mi devo ricordare in qualche modo, ho un rapporto economico con una certa struttura, mi devo ricordare con chi ce l'ho questo rapporto, altrimenti diventa complicato se poi devo fare la denuncia perché ho fatto un incidente. Quindi purtroppo però sono indicazioni, che sono informazioni che, pur essendo importantissime, non vengono a volte a domande dirette. Molte volte, sai, anch'io dicevo, avendo, diciamo, aperto anche tante piattaforme demo negli anni passati, ricevo tante telefonate da parte di broker molto aggressivi, e a domanda diretta, ma se voi siete un broker in qualche modo intanto autorizzato o no, molto spesso non te lo vogliono neanche dire, e secondo, voi fate da controparte ai vostri clienti, anche questa è un'informazione che non viene assolutamente, e questo, ripeto, da un punto di vista della trasparenza è grave.
E io diciamo che in generale i broker li definisco in tre, diciamo, di tre tipi, di tre livelli, di tre fasce. Diciamo che al primo posto ci sono in generale le banche che in qualche modo quindi detengono liquidità e danno accesso a mercati che sono in qualche modo trasparenti perché sono oggettivi e terzi rispetto alla banca stessa. Ad esempio WeBank che cosa fa? Ma fa da tramite rispetto all'ordine che io posso mandare al CME piuttosto che all'Eurex a Francoforte o rispetto alla borsa di Milano. Permettiamo l'accesso ai mercati internazionali. Esattamente, quindi in qualche modo io posso avere un eseguito che può essere un prezzo certo perché quel prezzo su un mercato in maniera ufficiale o è stato battuto o non è stato battuto, cioè, o c'è stato uno scambio su quel prezzo o non c'è stato, non ci può essere una via di mezzo. Se io invece ho un broker non regolamentato, cosa succede? Succede che io su quella piattaforma vorrei avere un prezzo battuto perché il mio broker mi ha eseguito, perché io ho messo un ordine di acquisto e lui mi ha automaticamente fatto da controparte. Magari sullo stesso strumento, su un altro broker, io non c'è stato nessuno scambio, tra virgolette, su quel prezzo, perché magari il broker di quell'altro che ha X clienti non ha avuto nessun ordine di acquisto o di vendita su quel livello di prezzo. Quindi praticamente io su due broker non regolamentati non avrò praticamente mai lo stesso grafico, perché avrò prezzi di livello eseguiti. Anche il concetto di eseguito diventa complicato e molto relativo. Perché? Perché non essendoci un mercato terzo rispetto al broker, eseguito che cosa vuol dire? Qualsiasi broker che mi fa la controparte mi esegue sul prezzo che io metto. Esatto. Perché in qualche modo lui lì ha interesse a far sì che io venga eseguito. Anche esatto. Perché pago lo spread. Allora, la domanda che si possono fare è: ma allora perché esistono questi CFD? Allora, se sono inefficienti, sono, io direi, anche costosi, perché poi sono anche costosi, perché esistono i CFD? Perché permettono dei vantaggi, soprattutto chi ha poca liquidità. Ma come spiegheremo poi più avanti, anche chi ha poca liquidità può andare sui mercati regolamentati, avere uno strumento certo e operare con dei contratti che si chiamano micro. Se noi abbiamo le giuste informazioni, possiamo. Il problema è se, come in tutti i campi, la maggior parte delle volte il problema non è che io non conosco nessun tipo di ristorante, è che sono abituato ad andare a quello sotto casa, per cui magari ce ne sta uno che sta a 100 metri da qui, che magari fa dei prezzi più bassi, e i camerieri sono più gentili e soprattutto il cibo è di molta, diciamo, è molto migliore come qualità, soltanto che io non ne ho informazione perché sono pigro e quindi io al massimo mi arrivo fino al portone sotto casa. E questo, ripeto, è la prima cosa che noi dobbiamo fare per rendere efficiente il sistema, è acquisire in maniera attiva le informazioni, quindi guardarmi intorno. Quando io in qualche modo, che ne so, vedo una notizia, eccetera, eccetera, ad esempio, una cosa che mi fa molto arrabbiare, dico la verità, ma sai che cos'è? Sono tutta quella sorta di catena di Sant'Antonio, non tanto basate sulle vincite, eccetera, eccetera, quanto basate sulle fake news. Le fake news, dobbiamo sapere che noi siamo parte integrante delle fake news, perché nella misura in cui tu mi mandi un messaggio e io lo rigiro senza verificarne l'autenticità, esatto, sono parte in causa e quindi complice, non mi devo lamentare. Se a me mi arriva la cosa che ne so, Cristiano Ronaldo è stato comprato dal Barcellona invece che dalla Juve, io lo vado a rimandare ad altri 100 miei amici che non la rubrica, io sono parte in causa di questo processo che è perverso. Allora, mi fai andare su Google e scrivere Cristiano Ronaldo Barcellona e vediamo che esce. Se mi rendo conto che ci sono molte altre fonti che battono esattamente la stessa notizia, è molto probabile che quella informazione sia vera. Allora, in quel caso posso scegliere o no, perché rimane comunque la mia libertà, se andare a trasmettere quell'informazione. Allora, ci sono degli strumenti che sono ottimi, che fanno parte di mercati regolamentati e che ovviano all'unico lato, tra virgolette, positivo che hanno broker non regolamentati, che è quello di farmi operare con una liquidità tutto sommato ristretta rispetto a quella a cui io sono abituato a pensare. Normalmente quando io parlo di azioni o di DAX o di altre cose, penso comunque a capitali che da qualche decina di migliaia di euro in su, quindi chi ne ha 20.000, chi ne ha 15, chi ne ha 50, addirittura chi è più fortunato che magari ne ha 100, addirittura ancora di più, e poi tutta una sorta di galassia di piccoli traders che stanno iniziando, che magari hanno anche a disposizione potenzialmente più liquidità, soltanto che giustamente per iniziare io non mi sentirei, che ne so, il primo giorno che gioco a calcio di comprarmi, che ne so, scarpini che costano 250 euro, cioè, magari me li compro quelli da 30 e poi quando divento bravo, magari fra un anno o due, magari mi compro degli scarpini più costosi, ma vale anche per i computer. Il primo computer che io ho comprato
Perché ne è tipico del tennis questo, no? Quando inizio a fare prendo la racchetta, quella normale, esatto, diciamo, e poi... Esattamente, poi magari appena comincia a diventare un pochino più bravino, anche perché normalmente uno strumento molto sofisticato, difficilmente, che ne so, se io mi compro un computer che è da gestire in multimonitor come stiamo noi, ma l'avessi comprato quando io magari di computer non capivo nulla, magari anche il più piccolo problema, si stacca uno spinotto da dietro, la scheda video va a comandare il segnale su due, mi avrebbe messo in difficoltà e avrei dovuto chiamare un tecnico soltanto perché mi si era staccato uno spinotto dal monitor. Allora io devo essere in grado di gestire qualcosa di più sofisticato avendo degli strumenti per poterlo gestire. Quindi, ripeto, avere, quindi cominciare a lavorare con piccoli capitali all'inizio non è una cosa sbagliata, anche se ho a disposizione, è chiaro, mi devo dare delle deadline. Pensare di fare trading con 1000 euro tutta la vita si può anche in teoria fare, ma in pratica non mi porterà mai guadagni apprezzabili. Perché? Perché su base 1000, visto che i miei guadagni, noi diciamo in percentuale, l'1% su 1000 euro non è che sia una cifra che vado, magari in una, che ne so, 10 euro, magari se vado in qualche pizzeria ultra economica, magari una pizza la compro anche. Però diciamo che l'ambizione di noi tutti, indipendentemente dalla condizione economica, sia guadagnare più di 10 euro al giorno col trading. E quindi è chiaro che per fare questo ho necessità di avere più soldi sul conto, perché l'1% poi su 10.000 cominciano a essere 100 euro che magari a molte persone che ci ascoltano magari neanche le guadagnano fissi al giorno. Invece nel trading, diciamo, è una cosa, se facciamo le cose giuste con i tempi giusti, perché nessuna cosa si fa in un giorno solo, ma con i tempi giusti si può arrivare nell'arco di qualche mese, se studio, se sono costante, se mi alleno a guardare quelle cose sui grafici in maniera sequenziale, in modo tale che abituo un po' il gesto tecnico. Poi io faccio sempre l'esempio in coaching del servizio, no? Mi dico sempre, se quando io imparai a giocare a tennis da piccolino, il servizio era una cosa che sembrava totalmente innaturale, no? Il servizio del tennis che ti porta per colpire la palla in alto prima a portare la racchetta dietro la schiena sembra quasi una sorta di incoerenza, no? Però qual è il paradosso di questa cosa? Che chi invece in qualche modo gioca a tennis in maniera intuitiva, magari la racchetta la usa come una padella, di là la palla ce la manda adesso come ce la manderà fra un mese. Però oggi io che imparo a giocare a tennis col servizio, oggi probabilmente la pallina neanche la mando di là. Quindi chi ha una view, quindi ha una visione stretta delle cose, direbbe: vedi, tu fai lezioni, vuoi imparare a servire bene, ma neanche mandi la pallina di là. Io invece, che non ho fatto lezioni, la colpisco e la mando al di là della rete. Sì, ma tu fra un mese la manderai di là esattamente allo stesso modo. Io fra un mese batto a 200 all'ora e tu neanche la vedi, esatto, la pallina che batto io. Però la pago con un mese di tentativi che probabilmente non porteranno diciamo risultati nel breve. Quindi io devo essere forte, non scoraggiarmi, e vedrai che fra un mese o due la pallina di là comincia a viaggiare in maniera molto più efficiente rispetto alla tua. Quindi ci concentriamo sugli strumenti future, quindi su mercati regolamentati. Non solo, come diciamo, vanno bene ovviamente anche le azioni, anche le opzioni in un secondo momento, però diciamo che in questo momento azioni e future sono sicuramente le due macro aree su cui ci possiamo iniziare a concentrare. Esatto. E i concetti di liquidità, quindi il concetto dello strumento liquido, che non sia manipolabile, diciamo, dal mercato, e poi il concetto di volatilità. Ecco, puoi approfondire il concetto di volatilità? Sì, allora, facendo vedere, diciamo, anche... che la volatilità da un punto di vista fisico, inteso come fisica, come scienza, è tecnicamente la velocità del prezzo. Quindi vuol dire quanto si muove velocemente il prezzo. Noi sappiamo che in fisica la velocità è spazio fratto tempo, quindi quando io devo indicare la velocità, dico vado a 90 all'ora, cosa vuol dire? Vuol dire che se io andassi costantemente a questa velocità, io in un'ora faccio esattamente 90 km. Quindi spazio fratto tempo. Ovviamente noi non siamo dei fisici, in questo momento siamo dei trader, e quindi non ragioniamo con rapporto spazio-tempo, ma ragioniamo con rapporto fra prezzo e tempo. Quindi quando noi diciamo, che ne so, la volatilità è 10, se ad esempio fosse un future, vuol dire che, facciamo esempio dell'S&P 500, cosa vuol dire? Vuol dire che in un'unità di tempo quel future si muove di 10 punti mediamente ogni giorno, ad esempio, se ad esempio calcoliamo la volatilità sulla candela daily.
Ovviamente poi dipenderà dallo strumento, perché magari sul Future, sul S&P 500 è espressa in punti, sul S&P 500, facciamolo vedere, mettiamoci l'esempio sotto, diciamo che il più classico indicatore di volatilità è l'average true range, eccolo qua. Vedete come è fatto, vedete qua accanto abbiamo, vedete la scala a destra, la scala appunto numerica in questo caso, cioè questa è la media di punti e quindi cioè quanto si sposta mediamente l'S&P da un giorno all'altro. Vedete, in questo momento siamo poco sotto 30 punti, vuol dire che ogni candela ha mediamente di range 30 punti. 30 punti li possiamo anche quantificare in termini economici, perché noi sappiamo per convenzione, ad esempio, che sul contratto grande dell'S&P 500 un punto sono $50. Esatto. Quindi se io so, arrotondiamo a 30, che mediamente ogni candela sono 30 punti, se io moltiplico 50 e lo moltiplico appunto per 30, diventano praticamente 5 per 3, 15, diventano $1,500. Cosa vuol dire? Vuol dire, per assurdo, facciamo il caso disastroso totale, immaginiamo che io entri su un livello che diventa il minimo di giornata, vado short e il prezzo sale solo, se io chiudessi sui massimi di oggi e fossi doppiamente sfortunato perché becco esattamente come seguito il massimo di oggi, mediamente non perderei più di $1,500. Esatto. Questa sarebbe, diciamo, l'ipotesi più catastrofica, e questo è fondamentale nei calcoli del trader, perché devo un po' ragionare come ragiona l'imprenditore. L'imprenditore che cosa fa? Dice, che ne so, io ho 50.000 euro al mese di costi fissi, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il mio fatturato deve essere parametrato sicuramente a 50.000, cioè se nelle mie ipotesi non ci fossero neanche 50.000 euro più e più tasse eccetera eccetera di entrate, è chiaro che io non starei in piedi, quindi mi devo per forza parametrare a un dato oggettivo che sono i costi, per esempio. Esatto, mentre prima avevo aperto anche il grafico dello Shatz, perché probabilmente tu l'avevi preso a riferimento, in quanto è molto più liquido rispetto al natural gas, ma come vediamo fa difficoltà addirittura a disegnare le candele. Esatto. Cioè a livello intraday è uno strumento che si muove molto, 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 molto poco. Esattamente. Quindi in questo caso abbiamo fatto quindi due esempi che hanno soltanto gli strumenti, che hanno soltanto uno dei parametri che noi abbiamo preso come benchmark, quindi come riferimento, e abbiamo visto che soltanto uno di questi due parametri non è sufficiente, quindi abbiamo bisogno di uno strumento che ha ambedue questi fattori presenti, sia liquidità che volatilità. Esatto. Come ci aiutiamo a fare questo tipo di scelte? Allora, il primo parametro, abbiamo detto, è sicuramente andare su una queste macro aree che abbiamo detto, e nell'ambito delle macro aree abbiamo detto andare, non possiamo dire ad esempio, che ne so, che le materie prime sono meglio o peggio degli indici azionari, perché potrei benissimo, conosco perfettamente e personalmente, che so, bravissimi trader sull'oro, che però non si trovano bene con l'euro-dollaro, e trader bravissimi, so, sull'euro-dollaro, sulle valute in genere, che loro non hanno mai tradato perché trovano delle difficoltà che magari altri non trovano. Quindi, da questo punto di vista, diciamoci anche, però, qual è la cosa da dire? È che sia l'euro-dollaro che l'oro sono sicuramente due ottimi mercati da dare, perché queste due caratteristiche ce l'hanno. Quindi a quel punto che cosa devo fare se sto iniziando? Dovrei in qualche modo costruirmi una sorta di portafoglio, tra virgolette, bilanciato, in modo tale da andarmi, portafoglio inteso non come investimento contemporaneo del mio capitale su questi strumenti, ma come osservazione che io devo avere per capire se ho dei setup e dei segnali validi. Cosa vuol dire? Ad esempio, il consiglio che io do direttamente in coaching, se la persona non ha nessun tipo di esperienza, non ha mai guardato mercati, non ha mai fatto operatività, quindi sta totalmente a zero, se apre la piattaforma trova 50 milioni di strumenti, capisci che potrebbe andare ovviamente in sofferenza. Allora io dico, perfetto, vuoi seguire qualcosa rispetto agli indici azionari? Se tu, ad esempio, ne segui almeno due in America, ad esempio prendiamo i due più importanti, Nasdaq e S&P 500, non ti sbagli. Sicuramente dei setup operativi li trovai. Quindi almeno anche come esercizio, seguire almeno due indici americani è sicuramente cosa buona e giusta. Poi potrebbe anche esserci una fase di mercato, come è capitato un po' di tempo fa, in cui magari dei particolari indici, in questo caso gli americani, non danno dei setup eccezionali proprio tutti i giorni. Allora in questo caso come potrei integrare? Beh, io ti consiglio ad esempio di seguire almeno due valute, due cambi.
Ad esempio, i due più importanti, o comunque due tra i più importanti, sono sicuramente il cambio con euro-dollaro, visto che ci riguarda in prima persona, e poi altri due cambi importanti sono sicuramente quello di sterlina contro dollaro e quello di dollaro contro yen. Diciamo che questi sono sicuramente tre tra i più importanti, anche i più liquidi, se andiamo a vedere, perché anche qua potremmo in qualche modo metterli, vedete, possiamo andare a confrontare i volumi. Vedete che adesso in questo momento euro-dollaro sta quasi a 150.000 contratti scambiati. Se andiamo sul dollaro australiano, se andiamo sempre sulla sterlina, stiamo a 164.000, quindi leggermente addirittura superiore ad euro-dollaro, che di solito è il più liquido. Vedete che il dollaro australiano è ottimo, è comunque oltre 60.000, e ricordiamo che siamo ancora alle 5.40 del pomeriggio in questo momento. Poi vedete, abbiamo esempio il dollaro canadese, che ne ha fatti già 32.000, che è ancora una buona liquidità da questo punto di vista. E poi ce ne sono altri, che vedete, altri cambi. Facciamo un esempio su tutti, per esempio vedete euro yen, che ha scambiato soltanto 1.300 contratti, che qui oggettivamente sono pochi. Quindi io che cosa faccio? Secondo, quindi devo andarmi a guardare un ventaglio di strumenti su cui io vado in qualche modo ad avere la quasi sicurezza che riesco a trovare dei segnali. Quindi guardo un po' di indici, abbiamo detto quali, guardo un po' di cambio, di cross, e abbiamo anche qua detto quali, e a quel punto la terza macro area, diciamo, è quella direttamente delle materie prime. Anche qua, diciamo che due strumenti su tutti, in qualche modo, penso svettino rispetto agli altri, che sono appunto l'oro e il petrolio. Ci riguardano anche in prima il petrolio sicuramente, perché poi quando andiamo a fare il pieno tutti quanti ci rendiamo conto delle differenze, e l'altro è l'oro, perché per definizione è il cosiddetto bene rifugio, cioè il petrolio appunto dovrebbe avere una quotazione che poi si va a ripercuotere appunto in positivo e in negativo sul prezzo della benzina quando facciamo il pieno, e dall'altra l'oro, perché il bene rifugio vuol dire che in qualche modo quando c'è timore che le cose possano andare male, normalmente si disinveste rispetto al mercato azionario e si va in qualche modo a comprare l'oro. Quindi sulla carta io dovrei avere una relazione inversa fra l'andamento della borsa e le quotazioni dell'oro, che esatto. Quando uno sale, l'altro scende e viceversa. Allora, trattiamo uno di questi contratti, no? Per esempio trattiamo l'euro-dollaro, quindi sì, prendiamolo qua, l'euro-dollaro. Come facciamo a capire l'euro-dollaro che caratteristica ha? Allora, WeBank vi permette di andare nella sezione educational, di avere tutte le guide sui derivati e la guida dei derivati esteri. Noi ce l'abbiamo già aperta qua. Ecco qua, questa è la guida dei derivati esteri. Questi sono tutti gli strumenti che potete negoziare con WeBank. E all'interno della guida chiaramente trovate tutte le caratteristiche dello strumento, ok? Quindi trovate tutte le caratteristiche dello strumento. Ora focalizziamoci un attimo sull'euro-dollaro. Vedete che avete a disposizione tre tipi di contratti differenti. Uno è l'euro-dollaro FX, l'altro è il mini euro-dollaro FX e l'ultimo è le micro euro-dollaro. Allora, come possono essere utili queste distinzioni di contratti per... Allora, quando noi facciamo riferimento a un future, questo vale... facciamo magari un esempio che è più chiaro e più lampante rispetto a molti, che è quello appunto dei lotti. Allora, quando io parlo di lotto, di contratto in questo caso, parlo di un valore standard che per convenzione appunto viene associato a un certo cambio. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il valore nominale di un mini contratto, quindi del mini euro, è sicuramente più basso del contratto standard, che sarebbe, diciamo, tra virgolette, l'euro maxi, se così vogliamo chiamarlo. Così come il micro, quindi c'è una sorta di gerarchia che appunto in qualche modo dà peso, e quindi praticamente il valore tick sarebbe il spostamento, lo scostamento minimo tra un valore di prezzo e l'altro. Vedete che in questo caso vale su questo è l'euro dollaro quello grande, esatto. Vedete che qua abbiamo un tick minimo che sarebbe praticamente mezzo decimillesimo di euro, esatto. Sembra complicato, ma insomma, esattamente,
Prima era sostanzialmente un decimillesimo, vuol dire che era la quarta cifra decimale che cambiava. Facciamo un esempio pratico: 1,3740, il tick superiore era 1,3741, quello sotto 1,3739. Adesso vedete che c'è questa sorta di, ma non è cambiato in valore nominale nulla, perché adesso semplicemente c'è, diciamo, il mezzo tick, se vogliamo. In realtà è il tick che adesso ha un valore esattamente, esatto, equiparandolo all'altro e mettendo, esatto, 1 anziché 0,5, esatto, questo sarebbero $12,50, quindi non è cambiato praticamente nulla. Possiamo dire in generale che però per ogni decimillesimo di variazione, che in questo caso sarebbero 2 tick, appunto io devo andare a moltiplicare 6,25 per 2, come diceva Alan, fa esattamente $12,50. Se noi andiamo ad esempio a vedere la stessa scheda e la andiamo a vedere sul mini euro dollaro, che è questa qua, appunto. Esatto. In questo caso vedete che la variazione in questo caso è un decimillesimo, perché vedete che è 0,0001, quindi è la quarta cifra decimale, là era la quinta cifra decimale sul contatto maxi, e vedete che qui una variazione che è doppia allo stesso valore tick, il che vuol dire in termini pratici che questo contratto è esattamente la metà dell'altro. Esatto, si vede anche come valore del contratto nominale, esatto, 62.500 contro i 125. Che è esattamente la metà, ovviamente. Okay. Ah, non fatevi fuorigare dal fatto che il valore tick è identico, perché qui abbiamo un valore tick che è la metà dell'altro. Là era la metà di un decimillesimo di euro, qua è un decimillesimo di euro. Esatto. Però il valore tick è identico, per cui è chiaro che questo contratto vale la metà rispetto all'altro. Vedete i mesi di scadenza, che è il terzo venerdì dei mesi che vedete elencati qua. Adesso ovviamente stiamo lavorando già sulla scadenza di settembre, che è la terza dell'anno. E appunto rispetto a questo contratto c'è il terzo contratto, quindi c'è, esatto, un ordine gerarchico che lo andiamo a prendere qua micro sotto. Esatto. Eccolo qua il micro. Vedete che il micro vale solo 12.500 euro, il tick in questo caso vedete vale praticamente $1,25, diciamo vale più o meno un euro, è la variazione trasformata, diciamo, nel valore nostro, e il valore tick è sempre un decimillesimo di euro. Quindi capite bene che qui, se io avessi, facciamo un esempio stupido, avessi, so, 10 o 15 tick di stop, stiamo parlando di una cifra che è più o meno compresa fra i 15 e i $20, quindi diciamo non ci vuole un capitale enormemente ampio per andare a sostenere uno stop di $10 o $15 o $20 al massimo. Quindi da questo punto di vista voi capite bene che per fare trading su uno strumento del genere non ho bisogno di cifre eccezionali. Diciamo che anche 1000 euro basterebbero per cominciare a fare una operatività assistita, nel senso che devo sapere che cosa cerco, perché lo cerco, che tipo di affidabilità statistica ha un certo setup, e poi in qualche modo devo essere guidato nell'applicazione pratica, nel senso a livello didattico devo essere abituato al gesto tecnico. È come quando tiro le punizioni, è vero che poi c'è molto estro e creatività, perché poi quando vado a fare la partita posso tirarla in mille modi differenti, ma mi devo allenare in maniera sistematica a tirarle, perché altrimenti poi quell'estero non uscirà fuori. L'estero è la punta massima della tecnica, non ci sarà mai estero, quindi creatività, se non c'è alla base un lavoro costante e ripetitivo che poi mi porta anche a esprimere la mia genialità. Questo è importante da dire, perché altrimenti sembra che uno si alza la mattina, non sa che fare, boom, si mette a fare trading o si mette a giocare a pallone, esattamente la stessa cosa. No, dietro c'è un lavoro durissimo. Ho visto, pensa, visto che parliamo di calcio, un'intervista di Del Piero fatta a Ronaldo di qualche settimana fa, e una cosa che diceva Ronaldo, che sembra strano detta da lui, dice: la maggior parte delle persone non si rende conto del lavoro che faccio io per essere così. Esatto. Esatto, è una delle persone che lavora di più. Ho visto che faceva addirittura la bicicletta dentro l'acqua, sì, per esempio, si allenava. Quindi c'è tutta una serie di lavori che in realtà noi vediamo quei 90 minuti in cui scendo in campo, ma tutte le volte in cui, noi ci mangiamo 3 pizze di sera e poi facciamo le 5 di mattina, e lui in quel momento si è mangiato l'insalatina alle 8 di sera e 8 e mezzo stava a letto. Esatto. E magari noi in questo caso diciamo: ma quello guadagna 30 milioni l'anno. Sì,
però non voglio dire che se li merita tutti, però sicuramente si merita una cifra maggiore di quella che guadagniamo. Per arrivare a quei livelli non è un caso. Esattamente. Allora, abbiamo fatto la distinzione tra i tre contratti, no? È chiaro che tradare un contratto grande implica la necessità di avere dei capitali più elevati, no? E quindi i tre contratti vengono proprio dati alla clientela retail in base alla propria propensione, no, di rischio rendimento, quindi al proprio capitale. Andiamo a vedere in termini concreti quanto costa aprire, per esempio, un contratto euro-dollaro. Allora, la piattaforma WeBank vi permette di operare in marginazione intraday. È sempre nella guida che trovate in Educational, trovate anche quelli che sono i margini intraday. Questi sono tutti i margini intraday degli strumenti che noi abbiamo. Prendiamo l'euro-dollaro FX, ci vogliono 800 euro per aprire un contratto euro-dollaro. Invece il mini euro-dollaro FX ce ne vogliono 500, quindi quasi la metà. Ecco, no? Questo a livello intraday. Che cosa succede per il micro? Il micro non può essere aperto in marginazione intraday, ma deve essere aperto solo ed esclusivamente in marginazione ordinaria, e il margine ordinario, dipende dalla cassa di compensazione e garanzia di quel mercato, oggi è di 196, quindi diciamo 200 euro. Ecco. Quindi 800, 500, 200. Diciamo che un cliente con 200 euro può operare sul micro euro-dollaro. Poi chiaramente ci vorrà più di 200 euro, che sono quelli per aprire un contratto, esatto, ma quelli che servono per gestire la posizione. Esattamente. Allora, questo è un'altra cosa con cui spesso mi scontro, perché è una delle domande a cui rispondo più spesso privato, perché poi me le fanno tutti privatamente, e poter pensare di poter rispondere, a volte devo dedicare delle ore che non ho, e quindi a volte posso sembrare scortese, in realtà è che... infatti farò dei video su questo necessariamente, perché devo per forza in qualche modo standardizzare e soprattutto rispondere in maniera articolata. Allora, il margine richiesto dalla banca non è il capitale effettivo che io devo avere a disposizione. Perché? Facciamo l'esempio limite. Immaginiamo che, per arrotondando, che sia in effetti 200 dollari o euro, in questo caso 200 euro il margine richiesto. Immaginiamo che io abbia 200 euro sul conto. Cosa succede? Io compro, a questo punto micro euro che cosa fa? Mi va contro 10 tick e mi fa prendere lo stop. Io ho perso una cifra stupida, perché ho perso praticamente 1,25 per 10, ho perso praticamente 12,50 dollari, ma è anche vero che non ho più i 200 sul conto, perché ce ne ho 200 meno 12,50, che è una cifra molto prossima a 200, ma non è il margine richiesto. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io poi provassi ad aprire una nuova posizione sull'euro-dollaro, sul micro-euro-dollaro, non me la farebbero aprire, giustamente. Esatto. Allora è chiaro che io in qualche modo che cosa dovrei avere sul conto? Dovrei avere da un lato il margine richiesto, più quella cifra che mi consente di stare tranquillo, cioè di potermi assumere anche delle perdite, pur continuando a fare trading. Quindi questa è la cosa, e questa cosa ovviamente fa parte di un calcolo che si può imparare a fare, perché è semplicemente aritmetico, cioè qual è il capitale effettivamente richiesto, e quindi qual è anche il profilo di rischio associato, perché a 200 io che capitale ci devo aggiungere per poter fare trading, prendendomi a volte anche delle perdite che sono fisiologiche, però poi alla fine riuscendo comunque a guadagnare. Perché tante volte cosa succede? Uno dei motivi per cui la maggior parte dei retail, cioè dei piccoli trader, perdono, soprattutto in America dove hanno margini bassissimi sugli strumenti, è il fatto di avere il fatto che un broker X mi prenda un margine basso, non è di per sé indice del fatto che io possa avere meno soldi sul conto. Perché? Perché se invece di 200 me ne chiedessero 20, diciamo a 20 euro, ah che bello, faccio trading. Sì, il problema qual è? Il problema è che io ho un capitale molto più piccolo, vengo attirato comunque dal fatto di fare lo strumento e vado appunto in margin call. Cioè mi deve chiamare la banca perché io ho una posizione aperta che sta andando sotto il margine richiesto e automaticamente me la devo andare a chiudere, perché... ovviamente poi diventa un rischio. Perché? Perché bisogna comunque poi pagare, tra virgolette, la controparte, e se i soldi non ce li metto io, ce lo devi mettere per forza l'intermediario. Esatto. E quindi è chiaro che questa cosa non può assolutamente accadere, perché dall'altro canto mettiamoci nei panni di chi ha fatto un'operazione e in quel caso si è interfacciato con me. Se io ho perso 20 dollari, quello li ha guadagnati 20 dollari. Chi glieli dà 20 dollari a quella persona che giustamente li ha guadagnati, perché a differenza nostra aveva una più buona sul mercato? Qualcuno glieli deve dare. Quindi se non gli do io che non ho soldi sul conto, gli deve dare per forza
un intermediario. E poi tu immagina che bella sensazione quello di dire: oh, io ho guadagnato $20, sì, ma non, nessuno me li ha dati, certo. Non so che fare. Invece proprio il rischio di contropparte è eliminato grazie alla struttura dei mercati regolamentati. Questa è una cosa fondamentale. Quindi è importante appunto applicare una formula molto semplice dove io capisco a seconda del profilo di rischio che mi voglio assumere quanti soldi devo effettivamente avere sul conto per fare trading su un dato strumento con quel profilo di rischio che io ho calcolato. Uh-huh. Allora Gianvito, qui ci sono due domande che secondo me sono importanti. Allora, la prima è se consigli di iniziare con delle piattaforme demo. Allora, diciamo che ti parlo del percorso che effettivamente fanno le persone che io seguo e che mi seguono. Allora, la cosa ideale che cosa sarebbe? Sarebbe appunto fare una sessione intensiva in cui la persona ha in mano il manuale scritto di proprio pugno di tutto quello che c'è effettivamente da fare. Tu devi avere delle tecniche che oggettivamente, in maniera scientifica, funzionano. Cioè, e queste informazioni te le deve dare una persona che segue i mercati, guarda i mercati e opera sui mercati. Perché se queste cose non funzionano, ripeto, puoi essere anche Cristiano Ronaldo, ma se la palla è quadrata, devi cambiare regole di gioco, perché altrimenti non funziona. Primo, a quel punto che cosa succede? Succede che quando tu hai in qualche modo le regole giuste, devi essere in qualche modo supervisionato nell'applicazione. Dice, ok, io ho applicato questi schemi, ma li ho applicati bene? Perché io magari in buona fede ti posso dire, pensavo di averli applicati bene, poi qualcuno mi bussa la porta che è più bravo di me e mi dice, guarda che sì, a grande linea sì, ma ci sono queste due cose che magari sembrano stupide, ma fanno la differenza. E allora bisogna in qualche modo fare un lavoro di supervisione. Allora il percorso concretamente in che cosa consiste? Io farei in questo modo, una fase intensiva in cui la persona acquisisce questo tipo di informazioni vincenti. Poi una settimana dove in qualche modo metabolizza, perché un sistema in qualche modo, bisogna essere onesti, complesso, perché non si può pensare che se una cosa è sofisticata e funziona che si possa imparare così. E poi io farei due settimane di paper trading, cioè vorrei capire concretamente, grafici alla mano, prima ancora di metterci soldi, se quello che io sto imparando o ho imparato funziona, perché è vero che tu me lo dici statisticamente, è vero che il computer me lo può dare come informazione, diciamo, tra virgolette, scientifica, però io concretamente voglio stare davanti ai mercati e vedere se in effetti, aspetta un po', io oggi faccio finta di entrare qua, funziona, va dalla mia parte, non mi prende lo stop, se lo faccio per 1, 2, 3 settimane funziona, quindi diciamo che io il primo mese posso fare anche paper trading, non è un problema, ma poi ho bisogno di almeno 2 o 3 mesi in cui mi metto lì a fare con denaro reale, perché se non faccio con denaro reale, difficilmente poi quello che io diciamo immagino di fare troverà un po' un riscontro. E poi a quel punto, diciamo, dopo quei 3-4 mesi in cui ho fatto comunque con un microconto, comunque con delle quantità limitate, ad esempio facendo i microcontratti come abbiamo detto adesso, a quel punto, dopo circa 3-4 mesi, sono sicuramente pronto per fare il salto di qualità e operare con un capitale magari più degno di nota, diciamo così. Esatto. L'ultima domanda, nel frattempo, ci scusate se ci siamo spariti, diciamo, dal punto di vista video, ma si è sentito tutto quello che hai detto. L'ultima domanda è: che libri ci consiglia per iniziare a capire i diversi strumenti e i mercati? Su questo posso permettermi io? Vai. Perché visto che tu hai spiegato qual è proprio il percorso che tu dai, no, a chi decide di seguirti, credo che non ci sia miglior libro che quello di seguire un trader che ci spiega dall'inizio a vedere anche le cose giuste nei mercati, perché dovete capire che un libro che vi dice come fare soldi sui mercati io ancora non l'ho visto. Sì, sai, è una domanda un po' complessa, ma è così. Sai perché? Intanto considera che magari un libro è stato scritto in una certa fase di mercato con un trader che ha una certa esperienza, e magari è una cosa datata. Perché, ti faccio un esempio stupido, un libro che a me è ispirato tanto, ad esempio Street Smarts, che è un libro addirittura, mi sembra degli anni 80 o i primi anni 90, sì, di Larry Connors, e che, ripeto, mi ha ispirato su tante cose di analisi evoluta che oggi io faccio, ma se io andassi a applicare quelle cose esattamente come sono scritte là, probabilmente esatto, abbatterei il mio conto di percentuale a 2 cifre nel giro di pochi giorni.
Però questo non toglie, ripeto, che in quel contesto, cioè di ormai 20, quasi 30 anni fa, e comunque su quei dati strumenti, in quella fase di mercato erano invece delle cose veramente innovative, eccezionali, tant'è, ripeto, che ancora oggi io ne prendo spunto con delle opportune modifiche. Oppure ci potrebbero essere semplicemente, che ne so, degli ottimi spunti, magari, che ne so, non sono delle tecniche eccezionali, però magari mi fanno fare delle riflessioni. A volte mi è successo, leggendo la consiglia, che io ho letto centinaia di libri, sia in italiano che in inglese, visto, insomma, non parlo benissimo inglese, però diciamo che l'inglese scritto è, tutto sommato, soprattutto in ottica trading, è abbastanza facile da seguire. E, però, ripeto, su tanti libri magari non mi sono stati utili in maniera diretta, ma lo sono stati in maniera indiretta. Ora tu immagina una persona che inizia, gli posso dire rimettiti a leggere centinaia di testi, magari questa persona ha famiglia, magari ha figli, magari ha un lavoro che lo impegna a 8, 10, 12 ore al giorno, e diventa veramente utopistico pensare che una persona possa fare una cosa del genere. Non lo troverebbe neanche, secondo me, una cosa piacevole. Allora, secondo me, la cosa che bisogna fare in qualche modo è, ti faccio un altro esempio pratico. In coaching, tutto un manuale di analisi tecnica candlestick di 500 pagine si può riassumere in 5 slide che io ti dico in 10 minuti. Ora, non ti dico cose totalmente differenti, ma ti ottimizzo quelle cognizioni e ti regalo una settimana di vita che tu avresti dovuto spendere, esatto, per leggerti 500 pagine di manuale. E non hai detto che leggendo le avresti capite anche in un certo modo. E perché poi la capacità di sintesi non è facile da parte di chi soprattutto sta iniziando, no? Esatto. Allora Gianvito, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima volta. Non riusciamo a condividere lo schermo purtroppo per un problema tecnico. Vogliamo dire quali sono i tuoi recapiti se qualcuno vuole farti delle domande? Sì, guarda, allora io amo particolarmente i social, almeno da qualche anno, per cui chi vuole può direttamente seguirmi mettendo semplicemente il like sulla mia fanpage, chiocciola Gianvito D'Angelo, oppure se non amate ovviamente i social, a volte trovo anche persone così strane, okay. In questo caso potete, a parte gli scherzi, mandarmi direttamente una mail appunto all'indirizzo supergiambi è scritto come Gianvito, @gmail.com. Quindi o @GianvitoD'Angelo oppure la mail supergiambi@gmail.com. Se invece volete avere informazioni su WeBank oppure diventare clienti WeBank, se passate attraverso Gianvito è ancora meglio, perché così sappiamo che esattamente fate parte del suo gruppo, oppure che se avete visto questo webinar potete contattare me direttamente al 347-2803-056 oppure alla mail alanvincenzo.gendusa@promotori.bpm.it. Quindi alanvincenzo.gendusa@promotori.bpm.it. Ok Gianvito, allora diamo l'appuntamento tra 2 settimane, ok, esatto, sempre qua con un nuovo tema. E chiudiamo in bellezza l'anno accademico. Esatto, grazie a tutti. Ciao, ciao ragazzi.